Nonostante che il Collegio dei Revisori dei Conti avesse dato parere negativo al bilancio di previsione della provincia di Arezzo, dopo il voto favorevole del Consiglio provinciale è arrivato l'ok ok anche dall'Assemblea dei Sindaci, riunita nella Sala dei Grandi, che ha espresso un parere favorevole sul bilancio preventivo 2017 dell'amministrazione provinciale. Soltanto ieri il presidente Roberto Vasai aveva informato i consiglieri, ovvero i sindaci, del parere negativo dei revisori per motivazioni ritenute formali e non sostanziali, mentre il bilancio, a suo dire, è in pareggio e permette di garantire i servizi ai cittadini. Da parte sua, l'opposizione aveva apostrofato come maldestra l'amministrazione della provincia e troppo morbida nel manifestare il proprio dissenso nei confronti del governo su come sta trattando le province dopo l'esito del referendum. Oggi il Presidente Vasai ha nuovamente sottolineato le caratteristiche di un bilancio elaborato in una situazione di emergenza normativa e finanziaria a causa delle incertezze sul ruolo e il futuro degli enti dovute alle scelte del governo, mentre il ragioniere capo Roberta Gallorini ha illustrato le contradeduzioni alle osservazioni dei revisori dei conti che hanno espresso parere negativo sull'atto contabile. Si è poi passato passati alla votazione che ha registrato favorevoli 29 sindaci in rappresentanza di 190.778 cittadini e quindi in numero superiore al quorum richiesto che è della metà più uno dei residenti pari a 171.839 abitanti. Il bilancio ora tornerà in consiglio per l'approvazione definitiva nella seduta in programma martedì 2 ottobre.